Persone, imprese, territorio. Confartigianato si ritrova per il 15° congresso che segna il passaggio da Valdimiro Belvederesi a Sabatini, un bonsai simbolo di questo congresso, un bonsai che segna storia, tradizione, futuro e famiglia. Queste sono le parole chiave di Confartigianato che guarda domani. Lei ha una responsabilità nazionale rispetto a Confartigianato, però il suo accento tradisce le radici lombarde, il gran lavoro, la grande capacità di impegno, la tenacia, la tigna se vogliamo. In questo cosa riconosce dei marchigiani? Beh, i numeri che sono stati presentati ieri dal nostro ufficio studio, che ha focalizzato, ieri era focalizzato soprattutto sulle Marche e su Ancona, dice una cosa semplicissima: siete un'eccellenza nell'eccellenza italiana. E non è solo marchigiana, io ci aggiungerei tutto, anche i grandi che sono grandi in un piccolo sistema, perché in alcune regioni siamo ancora più piccoli come paese. Il mondo della piccola impresa è quella roba lì, farle con cura, con passione, farle bene, perché il mondo ce lo chiede così, non solo l'Italia. Ieri non sono riuscito perché poi è arrivato il presidente uscente che ha commosso tutta la platea, anch'io. E quindi è un po' è saltato sono saltati gli interventi, però io volevo lanciare una provocazione. Signori, la crisi per noi è stata una benedizione, perché abbiamo dovuto andare avanti per noi, per le nostre famiglie, per le nostre comunità, perché noi abbiamo un concetto molto semplice di bene, è quello redistribuito sul territorio. Noi le tasse le paghiamo qui, poi veniamo accusati di essere gli evasori, quelli che fanno di tutto e di più, ma noi le tasse le paghiamo qui, il benessere lo redistribuiamo qui. Noi non facciamo finta di lavorare in Italia, le tasse le paghiamo non sa bene dove, assumiamo perché abbiamo dei bonus che ci permettono di ridurre il costo di ogni assunto di 8.000 euro, poi magari fa 3 anni lo licenziano. Noi non assumiamo per licenziare, questo vuol dire occuparsi del territorio. Si fa ancora, si va ovunque, però voi in modo particolare avete delle eccellenze, avete dei segni primi che bisognerebbe guardare i dati presentati ieri per dire con orgoglio siamo i primi, però parlava di un mondo che è il nostro. Il congresso arriva alla fine di un lungo percorso, avete raccolto e estrapolato tanti dati, qual è quello sul quale Cataldi punta di più per un orizzonte positivo? Noi abbiamo detto, può sembrare una banalità, però abbiamo detto che le condizioni essenziali per ripartire sono una minore tassazione e soprattutto una minore burocrazia. Abbiamo indicato tutti i fattori penalizzanti per un'attività del fare impresa in Italia, per dimostrare che le imprese italiane sono delle imprese valide che stanno facendo dei miracoli. È il contesto che molte volte presenta delle cose che non funzionano, quindi noi diciamo, noi ci impegniamo per far migliorare il sistema imprenditoriale, però il territorio, le istituzioni, lo Stato, la burocrazia, la pubblica amministrazione, bisogna che si impegnano per creare un contesto favorevole. Se riusciamo a fare questo, se riusciamo a far lavorare le nostre imprese come sanno fare, sicuramente noi riusciremo a ripartire con successo. Molte aziende hanno chiuso, ma noi abbiamo portato dei dati che diverse aziende hanno anche aperto, e aziende, ci sono aziende che sono in difficoltà, ci sono anche aziende che vanno bene. La ricetta, non esiste una ricetta universale per la crisi, anche perché noi rappresentiamo una vastità di aziende con degli interessi molto particolari. La ricetta è quella di continuare a fare ricerca, è quella di continuare con la formazione. Abbiamo visto che chi è riuscito a innovare, chi è riuscito a portare prodotti nuovi, ha trovato anche nuovi mercati e vediamo molte aziende che crescono e vanno avanti. E credo che il passo è solo questo, diventare sempre più partner dei propri clienti o riuscire a portare sul mercato prodotti che sono veramente, che hanno qualcosa in più, che non sono i prodotti standard della grande distribuzione. Così cresce la piccola impresa. Eredita questa presidenza in un momento molto delicato, a chi dedica questa nomina? Allora, io la dedica è al presidente uscente, perché è un uomo di forti valori che ha lasciato qui appunto un'eredità, diciamo tra virgolette, pesante, ma pesante in maniera positiva, perché ha fatto delle cose veramente grandi, ha portato amicizia oltre che esaltare le professionalità e creare una struttura grande e sana a questi livelli, ma lui ha portato la dote anche dell'amicizia qua dentro, dove c'è un gruppo che oltre che professionalmente valido sono anche amici, e con l'amicizia si lavora meglio, si affrontano molto meglio le sfide.